anche tu ti stai chiedendo se la tua relazione è finita, è giunta al capolinea. Certamente non è facile comprendere se sta accadendo questo e soprattutto non è facile accettarlo. Quindi mi raccomando, ascoltati, poniti delle domande, chiediti se veramente questa relazione ti rende felice e prova a consapevolizzare cosa sta succedendo. Quindi oggi voglio essere in tuo aiuto in questo modo. Ti voglio svelare quali sono i segnali da andare a leggere e cogliere per comprendere se la tua relazione è veramente finita. Innanzitutto chiediti se stai rimanendo aggrappato o aggrappata ad un amore che realmente non c'è più. Questo tu puoi davvero sentirlo se ti affidi alle tue sensazioni, potrai saperlo e quindi ricordati che rimanere aggrappato ad una situazione che non è più legata ad un sentimento fa molto più male che uscirne, perché appunto quando la relazione finisce il dolore che si prova prima o poi passa. Rimanere aggrappati invece aumenta la difficoltà e soprattutto riduce la nostra capacità di staccarci. Ma vediamo insieme quali sono appunto questi segnali che ti possono aiutare a comprendere se la relazione è finita. Il primo segnale è che lui o lei ti incolpa di tutto. Quindi quando tu diventi la causa di ogni suo problema, di ogni sua difficoltà, vuol dire che si sta interrompendo la comunicazione. La comunicazione è fondamentale nella relazione di coppia e se si interrompe vuol dire che c'è sicuramente una crisi. Quando tu noti che provi a comunicare con il tuo lui o la tua lei e lui o lei non si pongono in ascolto, non vogliono comunicare con te, non cercano un compromesso e non si prendono le responsabilità loro di quanto sta accadendo, beh, questo direi che è un buon segnale per comprendere che stiamo al capolinea. 2. Non trovate tempo per passare o fare delle cose insieme. Parliamoci chiaro, tutti noi siamo pieni delle attività, molto stressati e ci sono delle situazioni che prendono moltissimo il nostro tempo, ma riuscire a trovare il tempo di comunicare con l'altro e di stare insieme all'altro è fondamentale. Qualora questo non stia più succedendo, vuol dire che l'altra persona pensa che non ne valga più la pena. 3. La relazione non migliora. Tutte le relazioni vivono alti e bassi e momenti di crisi, ma la cosa importante è parlarne e ritrovarsi per cercare di migliorare, per far fare un'evoluzione al rapporto. Quando la relazione rimane così fissa per tanto tempo e non migliora, questo vuol dire che non vi state impegnando per farla migliorare e che quindi non c'è l'interesse affinché questa cosa evolva. 4. Il desiderio si è spento. Come per l'amore e per i sentimenti, anche il desiderio vive delle sue fasi, quindi possiamo vivere appunto delle fasi nella relazione in cui il desiderio è molto alto e delle fasi in cui invece siamo più tranquilli ed è più basso. E questo fa parte della fisiologia della relazione. Ma quando per tanto tempo non c'è il desiderio e il letto vi serve solo per dormire, beh, anche questo è un chiaro segnale che qualcosa non sta proprio funzionando. Quinto, la fiducia svanisce. Quando continuamente senti il bisogno di controllare il partner o la partner, di valutare la sua routine, di controllare i suoi social, il suo telefono, vuol dire che la fiducia sta svanendo, non c'è più fiducia reciproca e questo deve farvi mettere in discussione sia rispetto al rapporto che rispetto ai vostri sentimenti, che sono in questo caso assolutamente da rivedere e rivalutare. Ricordati che se cogli questi segnali è importante che tu possa meritare un amore al top. Hai tutto il diritto di sentirti amato o amata e di provare una relazione che ti renda felice. Quindi non accontentarti e non aggrapparti a qualcosa che per te non sta più funzionando. Siamo alla fine di questo video, spero che i segnali che ti ho enunciato oggi ti siano utili. Fammi sapere nei commenti se li hai vissuti direttamente, li stai vivendo o quali altri segnali hai colto nella tua relazione che possono indicare
che siete in crisi, così ne parliamo insieme. E mi raccomando, ricordati di iscriverti al mio canale YouTube per rimanere quotidianamente aggiornata con me sui prossimi temi in uscita, parleremo di tantissime tematiche, e iscriviti ai miei canali social Facebook ed Instagram per avere un aggiornamento quotidiano e giornaliero con me. Ciao!